Catullo visse solo 30 anni, una vita breve priva di eventi straordinari, ma sufficiente a fare di lui, come scrive Alessandro Fo nella sua recente edizione del Liber Catulliano, uno dei più grandi poeti della nostra tradizione. Catullo non fu un oratore abile e scaltro come Cicerone, né un valoroso comandante militare come Cesare. Eppure segnò ugualmente la storia della letteratura latina, una letteratura che per tradizione era sempre stata legata alla sfera pubblica e alla vita civile. Catullo invece si disinteressò alla politica e cantò i temi privati e i sentimenti. Le ragioni di tale scelta sono sostanzialmente due. La prima è di ordine storico-politico. La vita di Catullo attraversa la fase più critica della storia della Repubblica, segnata dalla prima guerra civile tra Mario e Silla, dalla congiura di Catilina nel 63 a.C., dall'ascesa dei grandi generali come Pompeo e Cesare, che finiscono per esautorare il potere del Senato, per secoli il vero ago della bilancia della politica di Roma, determinando il progressivo declino delle istituzioni repubblicane. Il disinteresse per la politica appare dunque giustificato anche da un contesto in cui la partecipazione alla vita pubblica si affievolisce sempre di più in generale, proprio perché a governare lo Stato non sono più il populus e soprattutto il senatus, ma uomini forti come Cesare e Pompeo. Di qui la crisi del modello tradizionale del civis romanus, impegnato negli affari della res publica. La seconda ragione è di ordine letterario e insieme ideologico. Catullo condivide la scelta di privilegiare i temi della sfera privata con un gruppo di poeti e di amici, i cosiddetti poete novi, o con termine greco neoteroi. Qual è la novità dei poete novi? In primo luogo lo stile di vita. I poete novi rifiutano il modello del civis romanus impegnato nella sfera pubblica e prendono le distanze dalla morale tradizionale. In secondo luogo, i generi poetici praticati, che si discostano dalla tradizione letteraria romana, assumendo come modello di riferimento la raffinata poesia greca di età ellenistica, in particolare il programma poetico del suo maggiore esponente, Callimaco. Volendo semplificare all'osso, i principi fondamentali della poetica di Callimaco sono sostanzialmente tre. Il rifiuto del poema epico tradizionale, la predilezione per una poesia erudita, breve e raffinata, l'interesse pressoché esclusivo per la sfera privata.